New Step, plantari estraibili ed accessori per calzature di ogni genere. Via Ansaldo, zona industriale di Civitanova Marche. Telefono 0733 80 15 39. Mister, una partita che non è andata come doveva. No, non doveva andare come doveva, purtroppo in questo momento, come si presentano davanti alla porta, ci fanno gol e siamo andati sotto di 2 gol. Noi abbiamo messo un grande impegno, ce l'abbiamo messa tutta, e d'altronde poi abbiamo preso il terzo gol che non... Insomma, poteva anche non stare, sì, perché abbiamo visto anche una mano Galeotta. Sì, però il discorso che poi lì ha chiuso la partita, anche una nostra reazione che c'è stata, è stata veemente, però non ha prodotto poi, a parte il gol di Pagliardini, 2 o 3 occasioni abbiamo avute. Abbiamo perso anche contro una bella squadra, tutto sommato direi una squadra tosta, una squadra che ancora c'è, perciò non era facile giocarci contro. Purtroppo adesso ci dovremmo giocare tutto nelle ultime 2 partite, sia lo scontro diretto con il Fossombrone, ma dobbiamo andare anche a vincere a San Giusto, che se no... Si può provare di tutto, no? Ha vinto anche a Chiaravalle. Sì, sì, il calcio è questo, bisogna pensare che prima, come ho sempre detto, non avevamo fatto niente e dobbiamo ricontinuare a fare qualcosa di importante, e dovremo farne nelle ultime 2 restanti partite, e se ci fosse anche la terza partita. La partita giocata quasi in punta di piedi, però giocata come una grande squadra che punta ai playoff. Direi non proprio in punta di piedi, l'abbiamo giocata con intensità, ma l'abbiamo giocata secondo me con un pochino di intelligenza, perché sapevamo che l'Urbania aveva a disposizione solo un risultato, o perlomeno abbiamo cercato di farli aprire un po' per cercare di andarli a colpirli, e ci è andata bene, nel senso che abbiamo fatto 2 gol il primo tempo, poi abbiamo cercato di mantenere questo risultato, abbiamo poi fatto il terzo. Peccato quel gol sul finale di Pagliardini, che ha riaperto un pochino le sorti della partita, però diciamo tutto sommato che il Gallo ha fatto bene, non è stato così fortunato come dicono tanti. No, non infortunato, punta di piedi, perché intendevo dire che ha sfruttato in maniera perfetta le poche occasioni che si è creato. Sì, sì, ma ripeto, venire qua a riuscire a fare anche 3 gol non è così, poi, così facile. E noi, ripeto, ancora una volta, oggi abbiamo cambiato qualcosa e ho rischiato nella formazione, sono partito con un 98 per la prima volta davanti, perché ho voluto giocare con una difesa alta, per questo, perché temevo sicuramente l'attacco anche se mancava Carsetti, l'attacco dell'Urbania, e abbiamo fatto una difesa abbastanza, diciamo, grande per cercare di contenere, però ho fatto un centrocampo anche d'esperienza, sapevo che un gol lo potevo fare. Volevo fare prima di tutti i complimenti alla San Giustese per la vittoria del campionato, se l'è meritata, complimenti al mister, bravissimo allenatore, ma non aveva bisogno assolutamente dei miei complimenti, e volevo augurargli a tutti una buona Pasqua.